Oggi si è fermato Paderno Dugnano, il comune del nord milanese, molti lavoratori licenziati, altrettanti in cassa integrazione, c'è un rischio paralisi per l'economia locale. La situazione è drammatica, la zona di Paderno Dugnano è una delle zone che soffre di più della crisi economica, per cui 80% di aziende metalmeccaniche con i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione ordinaria. L'Ares Metalli Preziosi, storia di due aziende in crisi profonda, due tra tante nel territorio di Paderno Dugnano, città in cui molti lavorano nel settore metalmeccanico e che questa crisi ha messo quasi interamente in cassa integrazione, in tutto quasi 2000 persone. Storie di disagio, povertà e disperazione e di denuncia, perché, dicono sindacati e lavoratori, il sospetto è che molti imprenditori stiano approfittando della crisi per delocalizzare, cedere le aree, guadagnare con speculazioni edilizie. E intanto gli operai faticano ad arrivare alla fine del mese, senza stipendi, senza futuro, come Mariella. Come si vive 6 mesi senza uno stipendio? Bello, dunque, si vive con la Caritas, si vive con le persone che ti vogliono bene, ti portano la spesa in casa, ti danno una mano e con tanta forza d'animo, altrimenti non vivi più. Vai. Lei ha una famiglia? Eh sì, ha un marito, una figlia di 13 anni che vorrebbe continuare a studiare magari, possibilmente, e un figlio di 26 che comunque anche la sua ditta sta andando in disgrazia, quindi non posso né aiutare, lui non può aiutare me, io non posso aiutare lui, in poche parole. Lei ci crede che la crisi sta passando, possa passare? Assolutamente no, assolutamente no. Quando sente i politici che lo dicono, cosa pensa? Io vorrei incontrarlo, vorrei solo incontrarlo e stringergli la mano. Cosa gli direbbe? Di invitarci tutti a casa sua a Macherio. Cosa possono fare le istituzioni, cosa si può fare per cercare di superare questo momento che non è ancora stato tentato? Intanto dire forte e chiaro che non ci sarà nessuna possibilità di speculazione edilizia su questi suoli. Poi dopodiché cercare di aprire un tavolo tutti quanti insieme per cercare di capire, di impedire che si passi direttamente dalla crisi al licenziamento. E soprattutto cercare di smascherare tutti quegli imprenditori, cosiddetti tali, che utilizzeranno la crisi per delocalizzare e portare fuori il lavoro e perdere posti di lavoro, ma soprattutto il patrimonio di un tessuto industriale. Dalle storie del